Contagi in aumento, necessaria la terza dose. Si dichiara preoccupato il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, sull'andamento dei casi nelle ultime settimane e rinnova l'appello alla terza dose di vaccino. Noi abbiamo una situazione che comincia ad essere preoccupante. Il dato di oggi della Campania vede 654 positivi, tasso di positivi del 5,23% rispetto ai tamponi che abbiamo fatto in campania stiamo registrando ormai da due settimane una tendenza all'aumento dei positivi perché questo dato deve farci riflettere perché la metà di questi 654 sono persone non vaccinate e quelli che vanno a finire in ospedale o in terapia intensiva sono quasi al 100% persone non vaccinate. Ma registriamo un altro 50% di questi positivi che sono vaccinati anche con doppia dose. Questo vuol dire che la capacità di protezione del vaccino si va esaurendo con il passare dei mesi. Questo vuol dire che dobbiamo prepararci ad una campagna di massa di vaccinazione con la terza dose. Io l'ho fatta venerdì scorso e come vedete toccando ferro godo di ottima salute. Dobbiamo prepararci a ripetere le vaccinazioni. Anche per chi ha fatto la doppia dose. Ovviamente sapete che in Italia... A maggior ragione in Campania stiamo utilizzando esclusivamente Pfizer, adesso anche Moderna, ma diciamo abbiamo l'uso di vaccini sicuri. Questo vuol dire che anche chi è vaccinato, a maggior ragione chi non lo è, deve mantenere comportamenti di grande prudenza. L'uso della mascherina sempre al chiuso e all'aperto e attività di prevenzione igienica minima, lavaggio delle mani spessissimo. Questi comportamenti sono necessari perché sono preziosi per contenere il contagio. Intanto, prorogato fino al 31 dicembre, l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto.